Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli, storico leader dei Verdi, per parlare di una vicenda che appare oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera e che riguarda la questione dei condoni edilizi, degli abusi edilizi in Sicilia, che è stata, come sapete, una regione che è stata al centro delle polemiche in questi giorni per quello che è accaduto sul dissesto idrogeologico e per il maltempo e di conseguenza anche sull'abusivismo. Allora, lei si è occupato di una vicenda che poi è andata a finire su tutti i principali quotidiani italiani, che è quella di Bagheria. Che cosa è successo? Ma a Bagheria sono successe due cose, però andiamo per l'ultima notizia. Noi abbiamo fatto una visura camerale su un ecomostro che sta sulla spiaggia di Aspra. Ecco, com'è nata l'idea di fare una visura camerale, su segnalazione di chi e come ci siete arrivati? Ma noi stiamo attenzionando il cosiddetto modello Bagheria, portato ad esempio da Luigi Di Maio, Cancelleri, come il modello che contrastava l'abusivismo. Poi abbiamo scoperto che il sindaco 5 Stelle, Patrizio Cinque, aveva approvato un regolamento un anno e mezzo fa che bloccava le demolizioni anche di ville abusive, con tanto di piscina, strapiombo sul mare, in zone vincolate. Bloccava queste demolizioni, una cosa incredibile. Abbiamo fatto una serie di esposti, abbiamo scoperto tra l'altro che anche la casa del sindaco era una casa abusiva in zona vincolata, e poi ci stavano anche consiglieri comunali 5 Stelle, altri, tante questioni, insomma l'elenco sarebbe lunghissimo: diffide, denuncia alla procura, intervento della regione. Dopodiché abbiamo visto questo immobile che è stato oggetto di tante battaglie del movimento ambientalista per chiederne demolizione, una parte consistente di questo immobile abusivo, le sue sopraelevazioni, immobile che poi è andato all'asta fallimentare e che circa un anno fa è stato acquistato. Siamo andati a vedere chi l'ha acquistato ed era una società che si chiama Nuova Posidonia. Abbiamo fatto la visura camerale e abbiamo scoperto che i proprietari di questa società sono il sindaco del Movimento 5 Stelle, Patrizio Cinque, la deputata del Movimento 5 Stelle, Caterina Licatini, suo marito ed altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Quindi questo è provato attraverso dei documenti che ha potuto controllare e visionare? Sì, è provato, ovviamente confermato anche dagli stessi interessati. Abbiamo fatto anche la visura camerale per quanto riguarda la destinazione catastale dell'immobile, che è una destinazione residenziale, negozio e magazzino, che diciamo è coerente con i meccanismi dell'articolo 8 bis del regolamento che poi circa 10 giorni fa è stato annullato velocemente dal segretario comunale di Bagheria in autotutela, perché c'è un'inchiesta della procura di Termini Imerese. La regione Sicilia ha fatto una diffida al comune di Bagheria che quel regolamento è un regolamento totalmente illegittimo. Spero che Di Maio chieda scusa, perché ha detto che quel modello era un modello da prendere in esempio come per l'abusivismo edilizio, ma vediamo che nel Movimento 5 Stelle si sono innamorati dei condoni. Lo vediamo su Ischia, quello del centro Italia, che condonano case sui vincoli idrogeologici. Questa è una brutta storia, anche perché sarà la procura a definire se ci sono illeciti o meno. Quindi quanto... 5 non è indagato? 5 è stato rinviato a giudizio per altre questioni che riguardano anche i temi dell'abusivismo. Su questa vicenda c'è un esposto aperto. Quindi ancora non c'è nessun, non è ancora provato che ci sia almeno una notizia di reato da parte della procura? Ma io non sono magistrato, certo noi informiamo la magistratura, certo che però non c'è bisogno della magistratura per fare una valutazione, che non è assolutamente opportuno che un sindaco e un deputato, una deputata, concorrano a realizzare e trasformare quel rudere o ecomostro che dovrebbe essere abbattuto in un albergo a 5 stelle, come loro stessi hanno dichiarato. Francamente lo trovo non solo inopportuno, ma non è certamente il modello Bagheria. Il modello dovrebbe essere quello di liberare il cemento che si trova sulle spiagge e che deturpa le spiagge dalle nostre coste, a partire da Bagheria. Ecco, è provato che loro volessero fare un albergo in quel posto? C'è proprio una dichiarazione che lo attesta? È dichiarato da loro in questi giorni, tra l'altro sta anche negli obiettivi e nella ragione sociale della costituzione della società stessa, società che è stata costituita 5 giorni prima dell'avvenuta asta fallimentare al Tribunale di Palermo, e 2 giorni dopo è stato approvato il famoso regolamento che bloccava le ruspe in zona vincolata. Una storia che va accertata, non da me perché non sono un ufficiale giudiziario e non sono l'autorità giudiziaria, ma certamente tutti noi abbiamo
come dire, l'intelligenza di poter comprendere che ci troviamo di fronte a una vicenda che francamente non può essere definita come il modello Bagheria positivo, è un modello che non ci piace assolutamente. Un'ultima questione, può dire qualcosa su quello che è accaduto in questi giorni col maltempo, con questi brutti episodi che abbiamo visto anche a Casteldaccia in Sicilia? Non si fa più, diciamo, il tagliando sul territorio, perché qual è il limite che c'è per questo, e soprattutto la responsabilità politica? Immagino che lei non la individui solo nel Movimento 5 Stelle. Ma assolutamente no, sarei disonesto sul piano intellettuale nel dire che il Movimento 5 Stelle è responsabile di ciò che è accaduto, non è assolutamente corrisponde a verità. Certo, le decisioni che stanno prendendo in questi giorni, dal condono edilizio su Ischia e altro, fanghi tossici sui campi agricoli, fanno capire che ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'ambiente è stato utilizzato come strumento di propaganda elettorale. Il tagliando sul nostro territorio non si è mai fatto, non lo sta facendo questo governo, non l'hanno fatto i precedenti governi. Però una cosa la voglio dire a Salvini e al presidente Conte, che hanno definito gli ambientalisti da salotto, e il ministro Conte che dice, e il presidente Conte che dice che prima vengono le vite umane e poi i vincoli. Andando per ordine, voglio dire a Salvini che gli ambientalisti, ovvero quelle decine di migliaia di volontari ambientalisti, raccolgono il fango, spalano con le vanghe il fango, aiutano gli alluvionati, puliscono le spiagge dai rifiuti, hanno un impegno civico forte, rischiano la propria vita quando denunciano la criminalità organizzata che attacca l'ambiente, specialmente nell'abusivismo edilizio, e sono tanti gli ambientalisti che sono sotto scorta o che hanno visto le proprie abitazioni saltare in aria grazie alla loro iniziativa. Ci vorrebbe più rispetto per chi oggi vuole bene al proprio paese e invece chi invece fa il politico da salotto, che sta sempre nei salotti televisivi. Al presidente Conte voglio dire anche una cosa: quando si dice che vanno fermati quegli ambientalisti perché impediscono che di raccogliere la sabbia e la ghiaia, consiglio al presidente Conte di leggere il 7° libro dell'Eneide di Virgilio, quando Enea descriveva il biondo fiume Tevere. Sa presidente Conte perché si chiama biondo fiume Tevere? Lo chiamavano biondo fiume Tevere perché portava tanta sabbia, il Tevere, che contribuiva a rigenerare le sabbie, le spiagge della costa. Oggi, se lei pensa che il problema, come la Lega vuole fare, è andare a prendere la sabbia e la ghiaia, significherebbe distruggere le nostre coste. Presidente Conte, lei dovrebbe studiare un po' di più, visto che fa il presidente del Consiglio. Bene, io la ringrazio, grazie ad Angelo Bonelli, con la quale abbiamo parlato della vicenda del comune di Bagheria, che oggi potete trovare ben descritta a pagina 22 e 23 del Corriere della Sera. Grazie.